La presenza di Coldiretti in Valle del Luglio, beh, non potevate mancare nemmeno voi, tanti agricoltori, soprattutto tanti giovani qua. Sì, questo è un fenomeno che abbiamo riscontrato piacevolmente. Ciò significa che hanno voglia di continuare a un'attività che gli è stata trasmessa sicuramente dalla passione dei nonni e dei padri. E sicuramente noi come organizzazione ci tenevamo ad essere perché vogliamo continuare a sostenere la loro attività. Oggi le difficoltà anche in questa valle sono tante e dobbiamo cercare insieme di trovare delle soluzioni a queste loro difficoltà. Difficoltà che vanno sicuramente dalla difficoltà nel reperire materia prima, viste le grandi speculazioni che ci sono a livello mondiale, e soprattutto anche il tema della fauna selvatica, che purtroppo anche in questa valle assistiamo parecchie volte a denunce di danni importanti. Oggi ci sono molti temi su cui dovremo affrontare, sul tema dei cinghiali, quella che è la peste suina africana, e quindi ci aspettiamo anche tanto dal governo centrale, che porta a una forte diminuzione di questa specie. Avete fatto anche un convegno ad hoc in fiera, ecco, com'è la situazione? Non è ancora arrivata fortunatamente in Bergamasca, nel Pavese invece sì. Sì, abbiamo fatto nell'occasione della Fiera di Sant'Alessandro un convegno dove abbiamo avuto la presenza del commissario straordinario dell'IPSA Caputo e del nostro presidente nazionale Ettore Prandini. La fortuna che a Bergamo ancora non è arrivata ed è ferma a Pavia, nei 5-6 allevamenti che coinvolge una decina di allevamenti nel Pavese. Però purtroppo tutti ci dicono che è una questione di tempo. Noi dobbiamo cercare di garantire una forte biosicurezza all'interno dei nostri allevamenti e cercare di togliere quella che è il primo mezzo di diffusione, che sono i cinghiali. Paolo Franco, l'assessore regionale presente, non poteva mancare la sua presenza qua, una tradizione. Guai, 8 anni di sacrificio e di credo, di una visione importante, mai nessuno avrebbe detto, tanti anni, una mostra zootecnica che mette in mostra quelli che sono i sacrifici, l'umiltà dei agricoltori della Valle del Luglio, di Albino. Giovani e soprattutto di magari non prima o seconda generazione, quindi che riamano quel concetto della terra e degli animali, un concetto che li vincola a una passione e a un lavoro 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Su questa cosa qua ci vuole di più di un credo, e ecco perché le istituzioni ci devono essere. Da consigliere regionale, un buon bando sui giovani agricoltori, e l'ho spinto e l'ho voluto, e diciamo che è anche un modo importante la presenza delle associazioni di categoria e soprattutto vedere l'orgoglio delle bestie che allevano e dei cibi che fanno.